Benvenuti bambini e bambine e un caro saluto agli insegnanti e ai genitori se siete purtroppo a casa in DAD. Vi dico una sola cosa e lo dico sottovoce, tanto non ci sente nessuno. Siamo quasi 50.000 collegati e siamo collegati da tutta Italia. Io mi chiamo Emanuele Ramini e lavoro alla Raffaello Editrice. Come vedete eh, sono circondato dai libri. E vi parlo dalle Marche, dall'Italia centrale. Con noi oggi ci sarà una bravissima autrice di libri di narrativa per bambini che è collegata invece dal Veneto, dal nord Italia. Lei si chiama Paola Valente e vorrei presentarvela immediatamente. Paola, ci sei con noi? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per questa occasione che mi date di parlare di una cosa molto importante. Ciao, ciao Paolo, wow. oggi hai veramente ragione, oggi parleremo di una cosa veramente importante, della giornata della memoria. E spero che lo faremo sia imparando sia divertendoci un'oretta. Scusate il paragone, io vorrei richiamarmi un po' al film di, di Roberto Benigni, La vita è bella, penso che lo conosciate un po' tutti. Anche in quel film si riflette, ma ci si diverte pure. Abbiamo detto la giornata della memoria, ma mi rivolgo un attimo solo a voi bambine e bambini. Ma avete mai pensato quanto sia importante la memoria nella nostra vita di tutti i giorni? Pensate un attimo se vivessimo senza memoria. Ho fatto i compiti, non li ho fatti. Ma che giorno finisco gli anni? Ma che mese? Oggi... Che sport, a che ora devo andare a fare sport, a giocare, a fare allenamento? Oppure pensate a un genitore, ma dove, dove un papà o una mamma che possano dire: Ma dove ho parcheggiato la macchina, che non mi ricordo. Un mondo senza memoria sarebbe veramente impossibile. Poi c'è una memoria ancora più importante, è la memoria storica. E deve essere veramente importante, si è stato stabilito una giornata della memoria che si celebra in tutto il mondo. Perché, come vi ho detto, oggi siamo 50.000 persone, ma in realtà in tutto il mondo se ne parla oggi. Oggi è la giornata mondiale della memoria. Paola adesso ci parlerà appunto della memoria storica. Solo un'ultima cosa eh, come detto, siamo tantissimi e potete scrivere tutte le domande, le curiosità, i dubbi, tutto quello che volete, e noi risponderemo o in diretta o nei giorni seguenti. Però fatelo nella sezione Domande e Risposte. Mi raccomando, eh? bambini e insegnanti, non in chat, così noi le possiamo archiviare tutte quante e appunto nei prossimi giorni possiamo rispondervi. Io lascio la parola a Paola appunto e vi auguro buona giornata della memoria, poi ci risenteremo un po' più tardi per le domande. A te Paola. Grazie Emanuele. Cari bambini, bambine, cari bambini, oggi dobbiamo ricordare, dobbiamo ricordare degli avvenimenti che... Sono dietro la porta, dietro l'angolo. Sono avvenimenti di un passato molto vicino. Ci sono persone che li hanno vissuti direttamente e che sono ancora vive. Avvenimenti successi nella prima metà del 1900, del secolo scorso. Voi siete tutti nati nel, nel 2000, ma io sono nata invece nel 1900. Eh, ma non ho vissuto questi avvenimenti perché la guerra, la seconda guerra mondiale, quando sono nata io, era già finita. Ma li hanno vissuti i miei genitori e si ricordavano di queste cose e me le raccontavano. Che cosa ricordiamo e perché è necessario ricordare questi avvenimenti? Ricordiamo che durante eh, prima e durante la seconda guerra mondiale, quindi facciamo i conti dal 1933 al 1945 in Germania, in Italia e in molte parti dell'Europa venne attuata una sistematica persecuzione di alcune persone, degli ebrei prima di tutto, infatti oggi ricordiamo proprio la persecuzione degli ebrei, la Shoah, e poi altre persone come per esempio eh, i Rom, quelli che comunemente vengono chiamati zingari, oppure eh, pers persone eh, perseguitate per le loro idee politiche e così via. Tutte queste persone vennero chiuse in campi di concentramento e in campi di sterminio e uccise sistematicamente. Gli ebrei in particolare vennero ammassati uccisi donne uomini bambini nei campi di concentramento perché Perché a quell'epoca eh, in Germania c'era una dittatura in Italia c'era eh, una dittatura anche in Italia in Germania la dittatura nazista in Italia la dittatura fascista cosa significa dittatura che c'era un uomo solo che comandava e c'era una teoria, queste persone che comandavano, che eh, <ride> facevano il bello e il cattivo tempo e tutti dovevano uniformarsi alle loro opinioni, avevano la teoria che esistessero delle razze inferiori, delle razze umane. E queste razze, alcune erano superiori, altre erano inferiori. E le razze superiori avevano il diritto di comandare. E anche di distruggere quelle razze che venivano ritenute non solo inferiori, ma anche ehm, deleterie per l'umanità. Quindi si cominciò ad attuare dapprima una deportazione degli ebrei in tutta Europa, perché poi Hitler eh, iniziò una guerra e cominciò a conquistare i vari stati europei, cominciando dalla Polonia. E cominciò a deportare tutti gli ebrei. Della, della Germania e poi del resto d'Europa, quindi anche gli ebrei italiani, vennero deportati nei campi di concentramento e di stamminio e venne attuata quella che fu chiamata la soluzione finale, cioè lo scopo era di ucciderli tutti. Che colpa avessero questi ebrei non si sa, ma eh, questa mattina vorrei concentrarmi su eh, una domanda. Perché la storia è molto ampia, il discorso è vastissimo, abbiamo solo un'ora di tempo, no? Però io la domanda su cui vorrei concentrarmi, che penso sia quella che mi interessa più di tutta, è um, il problema dell'educazione. Cioè, siccome la domanda è: come è stato possibile una cosa del genere, come è successo? Come mai Popoli interi hanno creduto a delle persone, hanno creduto a Hitler, hanno creduto a Mussolini e così via, hanno creduto fino al punto di perseguitare e uccidere popoli interi. Come è stato possibile? Allora. Una delle risposte, perché ovviamente le risposte sono tante, gli storici hanno studiato i documenti e perché la memoria storica si ricostruisce attraverso le fonti, i documenti e le testimonianze. Una delle risposte è stata una risposta educativa, è la risposta educativa, cioè queste persone, questo popolo tedesco, e poi anche quello italiano, e poi anche in seguito quello europeo, veniva educato all'odio. Cioè, ci insegnava già dai bambini dalla più tenera età che c'erano queste razze inferiori che c'erano queste persone diverse quindi adesso io vi farò vedere una cosa ghiacciante impressionante ehm, le immagini che vi farò vedere adesso tra un attimo sono tratte da un libro per bambini pubblicato in Germania, fate conto, tra gli anni 30 e gli anni 40, un libro per bambini, in cui appunto si insegnava ad odiare gli ebrei. Possiamo vedere la prima immagine, per favore. Ecco qua. Allora, questa è la copertina, eh, quella che avete visto velocemente, è la copertina del libro che avete, eh, del libro da cui sono state... Entrate queste immagini che ho un libro per grandi, comunque si intitola Educare all'odio. Allora, che cosa vedete in questa prima immagine? Guardate come insegnavano ai bambini a percepire no, l'ebreo come una persona diversa. Allora, a sinistra vedete il tedesco, l'ariano. La razza pura, la razza superiore veniva chiamata razza ariana. Com'è questo tedesco? Guardate, è alto, prestante, ha un bellissimo fisico. Il suo sguardo, guardate, è uno sguardo ardito, uno sguardo sicuro, guarda lontano perché? Perché secondo l'ideologia il nazismo sarebbe durato per sempre. Il terzo Reich, che era proprio appunto il potere tedesco, il potere di questa razza, sarebbe stato eterno e avrebbe soppiantato questa razza tutte le altre razze umane che insomma non valevano niente. Ora, guardate, il biondo ovviamente occhi azzurri e così via. Quindi è il tedesco. Che cosa ha in mano? Una ma ha in mano una pala perché è il lavoratore, quello che lavora. Dall'altra parte a destra invece vedete l'ebreo. Come vedete, grasso, sfatto. È rappresentato in questo modo: gli occhi sono storti, il naso è adunco, i capelli sono scuri, la pelle è scura, i lineamenti sono veramente grotteschi, bruttissimi, e, e ha in mano una borsa perché il L'ebreo rappresentava no, quello che concentrava tutta la, la ricchezza, rappresentava i, i banchieri, rappresentava i ricchi che rubavano le ricchezze degli ariani, la concentravano e poi se ne servivano per complottare contro il mondo, per prendere il potere mondiale. Cioè, questa ideologia, queste idee che sembrano assurde adesso, ma a cui venivano, che venivano insegnate i bambini. Quindi, eh, Passiamo a un'altra immagine, sempre dal libro per bambini, come era immaginato l'ebreo? Era immaginato, come vedete, con i soliti lineamenti orribili, vestito ehm, in giacca e cravatta, però ovviamente mh, con cattivo gusto, che sta tentando di sedurre una donna tedesca offrendole, vedete, una collana di perle. Che cosa faceva l'ebreo? Secondo questa educazione che veniva data, ripeto, ai bambini, cioè si insegnava ai bambini piccolissimi od ad odiare gli ebrei. Gli ebrei tentavano di sedurre le donne tedesche, ma perché? Perché volevano contaminare la razza pura. Sembra, ripeto, una cosa assurda, però tutte le persone ci credevano perché quando un adulto... Dice queste cose a un bambino, insegna queste cose a un bambino ci crede. In questa immagine qua invece, invece vedete una cosa terribile perché avvenne sul serio. Cioè ad un certo punto eh, i tedeschi e poi anche gli italiani, eh, perché nel 1938 la stessa cosa fu fatta in Italia, i tedeschi promulgarono le, le cosiddette leggi razziali per cui tutte le persone di origine ebraica, quindi che avevano non, anche nati comunque da matrimoni misti, cioè dai, dalla, da, dal matrimonio di un ebreo e di un non ebreo, tutte persone di origine ebraica venivano cacciate dai posti pubblici, dai negozi cosiddetti ariani, dai mezzi pubblici e perfino sui guadri immagini delle scuole. Ora, se voi guardate queste immagini qua, vedete eh, il maestro ebreo che viene cacciato dalla scuola, i bambini ebrei che vengono cacciati dalla scuola e il bambino ebreo che mentre viene cacciato dalla scuola si vendica tirando le trecce della bambina ariana. Sempre la stessa rappresentazione, cioè i bambini ebrei sono scuri e brutti, i bambini tedeschi sono biondi e belli, che non è assolutamente vero perché non è assolutamente possibile distinguere una persona di religione ebraica da qualsiasi altra persona europea. Sono europei esattamente come noi, alcuni sono biondi, alcuni hanno i capelli rossi, alcuni hanno i capelli castani, alcuni hanno i capelli scuri. Quindi anche la distinzione, ehm, diciamo così, attraverso i lineamenti, attraverso l'aspetto fisico era falsa. Però questi stereotipi, questi stereotipi si incistavano proprio nella mente già dei bambini più piccoli. Qui vediamo invece una bambina, che insieme a una bambina evidentemente ariana, perché è bionda, che, insieme alla mamma, passa di fronte a un negozio di giocattoli, ma lo evita perché il nome eh, del proprietario di questo negozio è un nome evidentemente ebraico: Zabulon Levi. Levi è un cognome ebraico. Noi abbiamo avuto un grande Levi in Italia che ha scritto dei libri meravigliosi, fra cui uno sulla sua esperienza nel campo di sterminio di Auschwitz, che si chiamava Primo Levi. Levi è un nome che è proprio di, di origine ebraica. Possiamo vedere un'altra immagine ancora? Ecco qua. E qui questa che sarà, penso, mi sembra l'ultima immagine, voglio farvi vedere. Eh, c'è la cacciata degli ebrei, cioè nel libro, di, il libro finisce con gli ebrei che vengono espulsi dal territorio tedesco, vengono mandati via, vi vedete che se ne stanno andando con, con una faccia arrabbiata, sono eh, sempre eh, ritratti in maniera stereotipata, sgradevole e qui vedete perfino le ocche, li prendono in giro e c'è un bambino qui che sta suonando una fisarmonica per festeggiare l'avvenimento. Ora, è meno crudo questo di quello che è successo. In realtà, gli ebrei non furono cacciati in quel modo. Furono presi, catturati, rastrellati, messi su dei treni piombati, dei carri bestiame, e portati nei campi di sterminio. E nei campi di sterminio venivano uccisi eh, con i, intanto chi poteva lavorare veniva sfruttato fino alla morte con il lavoro quattro e gli altri venivano uccisi i più deboli venivano uccisi subito eh, e poi bruciati nei forni crematori allora perché ricordiamo queste cose ricordiamo queste cose perché eh, non succedano mai più c'è il rischio che succedano Bene, allora io vi voglio raccontare una cosa che è accaduta e forse voi ne avete sentito parlare anche a scuola o ne parlerete perché io vi invito a uh, parlare continuamente di questi temi perché la giornata della memoria è oggi, però la nostra memoria deve continuare per tutto il resto dell'anno. Dobbiamo ricordarci sempre che quello che è accaduto potrebbe ritornare indietro. Allora io mi sono fatto un appunto. Eh, domenica scorsa, 23 gennaio 2022, quindi pochi giorni fa, non nel 1900, siamo in un piccolo paese in provincia di Livorno. Questo paese si chiama Campiglia Marittima. Bene, un bambino di 12 anni, un ragazzino, insomma, eh, che frequenta, se non mi sbaglio, la seconda media va a giocare in un parco pubblico, si mette a giocare. Ad un certo punto viene aggredito da due bambine, due ragazzine, scusate, due adolescenti, due giovani di 15 anni, due ragazzine. Lo aggrediscono, lo picchiano, lo prendono a pugni, lo fanno cadere per terra, lo colpiscono con dei calci e gli sputano addosso. Dicendogli queste parole. Devi tacere, sei un ebreo e per te c'è il forno crematorio. Devi morire nel forno crematorio. Ripeto, successo in Italia, successo pochi giorni fa. Allora, voi capite che queste ragazzine, che sono poco più vecchie di voi, che cioè frequentate la scuola primaria, queste ragazzine sicuramente hanno conosciuto la Shoah, ne hanno sentito parlare a scuola, hanno commemorato questa giornata, hanno riflettuto, eppure hanno compiuto un atto così deprecabile e così spaventoso. Allora, mi sono chiesta quali sono le ragioni che hanno portato queste ragazzine. A fare una cosa simile certamente qui c'è un problema educativo perché noi stiamo parlando anche di educazione sono state educate male questo è poco ma sicuro però c'è anche un'altra cosa allora eh, durante l'epoca del nazismo eh, abbiamo già detto il nazismo era una dittatura che è esattamente il contrario della forma di governo che c'è adesso in Italia e nel resto d'Europa. Perché le forme di, di governo che ci sono adesso sono Repubbliche Democratiche, cioè la sovranità, lo sapete, appartiene al popolo che elegge i propri rappresentanti al Parlamento al governo, e al governo. Ora, cos'è una dittatura? Durante le dittature il dittatore per ottenere il consenso mm. e per eh, comandare, perché il dittatore ha, eh, detiene un potere immenso e ha paura di perderlo, che cosa può fare con le masse, no? con le persone, con il suo popolo? Deve trovare un nemico, cioè deve trovare un nemico eh, contro cui scagliarsi, a cui dare tutte le colpe. La dittatura nazista nasce in un momento in cui i germani, i tedeschi sono in grave difficoltà, eh, difficoltà economica specialmente, no? A chi dare la colpa? Per detenere e potere e mantenere. La colpa viene data agli ebrei, cioè c'è un nemico. Allora, ehm, il nemico lo vediamo sempre fuori di noi, no? Vediamo il nemico negli altri. E quando vediamo il nemico negli altri, cosa che non ci rendiamo conto? Non ci rendiamo conto che in realtà spesso, o quasi sempre, il nemico sta dentro di noi. Cosa significa questo? Significa che quando abbiamo paura, quando abbiamo un disagio, quando abbiamo delle preoccupazioni, dei problemi, quando non siamo amati. Ecco, molto importante per voi essere amati, ma anche per me che sono vecchi. Quando non siamo amati, tutto questo crea un disagio interiore. Cosa facciamo? Cerchiamo un colpevole spesso. Sempre colpa degli altri, no? Se non abbiamo amici, se ci mandano via, se abbiamo problemi, sempre colpa di altri. Cerchiamo un nemico esterno. Quindi un dittatore gioca proprio su questo. Sulle, eh, sul eh, fare in modo che le persone trovino un nemico contro cui scagliarsi. C'era tutta una macchina durante il periodo del nazifascismo, una macchina di propaganda che stampava libri, stampava giornali, stampava manifesti e così via, oppure trasmetteva programmi radiofonici, oppure faceva film. Perché la televisione non c'era ancora, c'era tutta una macchina di propaganda proprio per trasmettere questo, per creare un nemico, per trovare qualcuno da odiare, per unire la popolazione tutta contro qualcun altro. Era questo il modo con cui il potere si manteneva in piedi. Una cosa tremenda, eh? però può succedere anche adesso. Se cioè noi continuiamo a ricordare proprio perché queste cose possono succedere, due ragazzine. Che maltrattano e picchiano un bambino perché Perché è ebreo. Adesso, 2022, 23 gennaio, abbiamo imparato niente, no? Dobbiamo sempre stare molto attenti su queste cose. Paola, sì, scusa un attimo, scusa, mi dispiace interromperti perché le tue parole sono davvero toccanti e secondo me ci stanno. Facendo capire che la memoria è qualcosa da attualizzare, cioè la giornata della memoria non è appunto qualcosa eh, solo da ricordare, ma da tenere presente tutti i giorni. Hai fatto benissimo a citare purtroppo quello che è successo pochi giorni fa in una qualsiasi parte d'Italia. Nessuno vuole colpevolizzare la zona in cui è successo, perché poteva succedere in qualsiasi parte d'Italia, ma hai fatto bene a ricordarla. Guarda. Io volevo dirti che stanno arrivando mille, centinaia di, di domande dai bambini e, e qualcuna è molto molto toccante, anche qui ci fa molto piacere. E molti ti ringraziano, anche insegnanti, perché hai riportato quelle pagine di quel libro che non conoscevano di quel libro d'epoca. Noi poi della Raffaello facendo libri per bambini, sappiamo bene quanto bisogna, quanto è importante educare alla crescita i bambini quindi capiamo tutti che se un libro è strutturato in un certo modo le persone poi crescono con un odio fin da piccoli e quindi ti riporto appunto i ringraziamenti degli insegnanti invece sì, molto bambini... attenz attenzione perché eh, diciamo all'epoca del nazismo il nazifascismo gli strumenti di eh, trasmissione di queste cose erano molto meno potenti di adesso Adesso pensiamo anche agli strumenti di trasmissione che abbiamo con internet, no? Quindi questo odio potrebbe essere amplificato milioni di volte. È un rischio che corriamo ancora più grosso adesso, ma molto più ora dobbiamo ricordare. È verissimo. Mentre molti bambini, guarda, tanti davvero, fanno una domanda magari banale. Però in genoa loro magari non, non la sono studiano, mai la studieranno alle scuola, alla scuola secondaria, come stiamo dicendo. Però chiedono: ma come erano strutturati i campi di concentramento? Che facevano, tu hai un po' accennato. Però che facevano gli ebrei dentro i campi di concentramento? E soprattutto quali erano i più importanti e dove erano in Europa? Dove stavano questi campi di concentramento? Magari dare qualche informazione. Va bene. Io non Grazie. ho dato queste informazioni perché penso che comunque la maggior parte di, dei bambini siano un po' preparati dagli insegnanti. Ma comunque, cosa erano? Intanto dobbiamo fare una distinzione fra campo di concentramento e campo di sterminio. Allora, la maggior parte dei campi dove venivano portati gli ebrei non erano campi di concentramento, ma erano campi di sterminio. Cosa significa? Significa che i campi di concentramento erano luoghi dove venivano eh, ammassati prigionieri politici, eh, venivano ammassati appunto mh, anche delinquenti comuni, oppositori del regime e così via. E le persone che vivevano, che venivano ammassate nei campi di concentramento, avevano una mortalità, cioè venivano morivano, ne moriva circa il 30%, perché man cioè erano, mangiavano poco, poi c'erano le malattie, no? come il tifo che veniva portato dai Pidocchi e così via. Mentre nei campi di sterminio eh, la mortalità superava il 99%. Vuol dire che su 100 prigionieri, 99 sono stati uccisi. Infatti, noi parliamo di 6 milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio. Ma non sappiamo esattamente quanti sono stati. Si fa una stima approssimativa perché poi i, i, i nazisti distrussero gran parte dei documenti quando. Eh, furono sconfitti quando persero la seconda guerra mondiale, scapparono. Cercarono di nascondere quello che avevano fatto e non ci riuscirono del tutto, eh, per fortuna. E cosa, cosa succedeva? Quando gli ebrei venivano portati nel campo di sterminio, venivano separati eh, le mamme dai bambini e dai papà. Eh, le famiglie venivano separate, le persone più deboli venivano uccise quasi subito, cioè venivano messe, ehm, eh, da prima venivano uccise in vari, con vari sistemi, cioè venivano uccise, eh, fucilate, eh, po o poi venivano messe dentro un camion, venivano uccise con l'ossido di carbonio. Poi si ideò un sistema molto più... Beh, più efficace per l'uccisione di queste persone, cioè vennero uccise attraverso ehm, un gas che si chiamava ziggleon B e che era a base di cianuro di potassio, cioè un veleno che non perdona. Insomma, venivano uccise in questo modo e poi venivano bruciate nei, nei forni crematori, insomma, in questi famosi forni crematori. E quindi le persone più deboli venivano separate immediatamente e morivano quasi subito. Cosa succedeva quando entravano nel campo di concentramento? Veniva tolto loro tutto ciò che possedevano, no? perfino eh, i denti d'oro, le dentiere, gli occhiali, eh, le scarpe, eh, tutto quanto. Ce ne sono nei campi, se, se andate a visitare un campo di concentramento, quello che fa più impressione sono proprio queste enormi mucchi eh, di, di effetti personali. no? veniva tolto loro tutto, veniva rasato i capelli a queste persone e poi veniva, veniva tolta la famiglia, venivano tolti gli effetti personali, veniva tolto anche l'aspetto fisico, perché tutti quanti con la testa rasata, no? tutti uguali, e venivano vestiti con una divisa, tutti la stessa divisa, ma eh, questa divisa aveva un contrassegno. Era contrassegnata, era contrassegnata da un triangolo, e secondo il colore eh, si contrassegnava il motivo per cui quella persona era, era, era stata messa nel campo di sterminio. E il triangolo quindi degli ebrei era un triangolo giallo, oppure una stella gialla. E, per esempio, poi c'erano i delinquenti comuni per esempio, che avevano un triangolo verde che erano quelli che comandavano, cioè gli assassini, i ladri, i truffatori, eccetera. Erano quelli che comandavano dentro il campo, erano quelli che tenevano un po' le fila. E poi veniva tolta l'ultima cosa che avevano questi prigionieri, e qual è l'ultima cosa che ti resta? Quando ti hanno tolto la famiglia, tutto ciò che possiedi, i vestiti, i capelli. Ti hanno tolto tutto, che cosa possono toglierti ancora? Allora, veniva tolto loro il nome, non, non venivano più, non avevano più un nome e veniva tatuato un numero sul braccio. E quindi queste persone venivano completamente spersonalizzate. I, quelli più giovani, i ragazzini, i bambini che entravano, dopo un po' non ricordavano più neppure ne il loro nome. Ed era proprio una delle più, forse la più grande crudeltà, oltre, diciamo così, le, 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 le privazioni, le malattie che subivano lì dentro e poi la conseguente morte, era questa, no? la spersonalizzazione totale. Quindi un nazista che si occupava di un campo di concentramento aveva a che fare con delle persone. Erano numeri. Ci sono altre domande, Emanuele. Sì. Gra grazie Paola. Io comunque dei campi di concentramento non sono mai stato in un campo di concentramento, ma chi, chi è stato mi ha detto che è un'esperienza davvero, davvero unica e molto, molto carica di emozioni. Quindi. Durante, prima o poi vorrei veramente andare, sarebbe, penso che per riflettere è un, qualcosa che dovremmo fare un po' tutti noi. Um, Alcuni insegnanti chiedono se ci sono nostri libri per bambini su questo argomento e mi sembra una domanda molto utile e puntuale, però prima do la precedenza a una bambina, Elena di dieci anni, perché mi ha, mi ha stupito, in realtà è una curiosità, te la vorrei porre. Sì. Mari anche una risposta piuttosto veloce, ma in Germania oggi cosa, come si parla, cioè come viene trattata la giornata della memoria? Non è facile perché noi ci siamo, ci chiediamo: ma come è potuto succedere questa cosa in Germania e loro adesso, come trattano la giornata? Lo sai, magari mh, sì. si può dire qualcosa. Allora, in Germania diciamo, ehm, hanno sono molto molto più severi di, che in Italia, rispetto al eh, riproporre simboli nazisti. E, è assolutamente proibito in Germania, cioè c'è il carcere. Se uno fa il, eh, il saluto nazista, no? il braccio alzato, oppure se ripropone i simboli nazisti, in Germania c'è veramente una denuncia, è eh, una cosa gravi, eh, gravissima. Quindi, eh, e poi oltretutto hanno eh, un, un, mem un memoriale che si trova a Berlino, ma potete chiedere ai vostri insegnanti di farvi vedere le immagini perché è questo memoriale bellissimo, straordinario. Ci sono i nomi delle persone che sono state uccise. Quindi, in Germania si ricorda molto bene quello che è successo. E i tedeschi non vogliono sicuramente che questo succeda mai più. Sono molto più severi, dico, che in Italia. Perché in Italia, rigurgiti, no? Ritorno di questa mentalità ci sono ancora. E non vengono, secondo me, perseguiti abbastanza. Perché pochi... Fate conto, un paio di settimane fa, un paio di settimane fa, a Roma, dove... Attenzione, a Roma nel 1943, nel 1943 44 eh, tutti gli ebrei furono presi, portati via, eh, portati prima eh, nel campo di concentramento di, 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 che si trova vicino a Trieste, nella risera di Sassava, e poi portati a morire nei campi di sterminio. Ebrei italiani, persone che parlavano la nostra lingua e che vivevano qua da sempre. Va bene? Ora, cosa è successo a Roma pochi, poco tempo fa? Io credo sia passate due settimane. Una donna è morta. Questa donna, 44 anni, apparteneva a un gruppo, un gruppo politico di estrema destra. Che cosa hanno fatto? Gli hanno fatto il funerale e hanno avvolto la bara con una bandiera sopra la quale c'era un'enorme svastica nazista. Voi sapete cos'è la svastica? Era uno dei simboli no, della dittatura di Adolf Hitler. La svastica, un simbolo antichissimo, eh? Eh, si trova anche nei, nei mosaici romani, si trova anche nell'antica Grecia, un simbolo che eh, significava il movimento del sole, no? il sole, inteso come divinità. Ora, ehm, eh, in Italia siamo troppo molto più permissivi che in Germania. Cioè, adesso la Germania è molto più attenta di noi ad evitare che ci siano eh, dei gruppi che si rifanno a, a quello che fu il nazismo, il nazifascismo. Ecco. Bene. Spero di aver risposto abbastanza. Elena, sì, la piccola Elena di dieci anni sarà sicuramente. Felice di questa tua risposta. Ma veniamo appunto a una maestra che ci chiede: Ma ci sono dei libri per bambini su questo argomento? Li avete pubblicati? È una domanda che giunge proprio eh, precisa, perché noi abbiamo un, poi un bellissimo libro, davvero molto toccante, che si intitola È stato il silenzio. E guarda caso, tu sei proprio l'autrice di questo libro. E quando alcuni anni fa l'abbiamo pubblicato, abbiamo scelto di pubblicarlo, ricordo bene che tu hai proprio preteso che la parola silenzio comparisse sul libro, sul titolo, scusa. Mi hai detto, magari mettiamo i disegni che vuoi, quello che vuoi, ma la parola silenzio deve, deve comparire. E ricordo bene che me l'hai motivata. Quella spiegazione mi è rimasta molto, molto impressa. E vorrei che la riportassi un attimo ai più piccoli oggi, l'importanza del silenzio eh, dei, de, de, delle persone che sono state nei campi di concentramento, cioè il silenzio che si è creato tra loro, i loro figli e i loro nipoti. Eh, ce lo ricordi un attimo Paola. Sì. Allora, molte persone... Intanto diciamo pure che quelle che sono tornate dai campi di sterminio sono veramente poche, no? Si contano eh, con le dita di una mano. Ne abbiamo una che è importantissima, che è ancora viva, perché alcune persone, alcuni testimoni sono ancora vivi. Quando questi testimoni non ci saranno più, saremo noi i testimoni indiretti, indiretti di ciò che è successo. Comunque dicevo, una di queste persone si chiama Liliana Segre, ed è senatore a vita della Repubblica Italiana. Ed è anziana. E, pensate, ha preso poco l'età di mio padre, che è ancora vivo anche lui, mi racconta cose, de, quelle cose che sono successe a quell'epoca. Cosa ha fatto Liliana Segre? Ha raccontato, da bambina, è stata portata ad Auschwitz siccome è arrivata ad Auschwitz abbastanza tardi è riuscita a salvarsi per a cosa le pelli e, e ci ha messo tantissimi anni prima di parlare non riusciva a raccontare quello che aveva subito e questa cosa è comune a moltissime persone che hanno ehm, che hanno subito la deportazione cioè Facevano fatica a raccontare, sia perché non, non, temevano di non essere credute. Per quello che era successo era così orribile, così inaudito: i maltrattamenti che avevano visto, eh, le torture, eh, gli esperimenti sulle persone, eh, le uccisioni. Eh, era così terribile, non volevano più ricordarlo. E temevano anche di non essere creduti, quindi molti hanno taciuto e molti hanno taciuto e molti hanno taciuto anche con i loro familiari, non hanno voluto parlarne e hanno parlato forse dopo molti anni, o addirittura hanno lasciato uno scritto prima di morire, ma non volevano dirlo. Allora, cosa è successo? Questo silenzio, attenzione, c'è stato anche un silenzio da parte della, eh, delle, eh, del dello Stato italiano perché subito dopo la guerra non si voleva parlare di queste cose perché si voleva rapacificare e quindi si cercava di non parlarne quindi c'è stato un silenzio terribile questo silenzio per chi ha subito queste cose si si è riverberato sulle loro famiglie e ha creato dei problemi ha creato delle nevrosi allora il mio libro Appunto, il sentito è stato silenzio. Ops, eccolo qua. Mm. Ma si vede Emanuele? Sì, sì, va bene, va bene. Va bene? Va bene. E, va bene. allora, questo Vediamo. libro eh, l'ho scritto eh, pensando a due cose. Prima che non volevo scrivere un libro inventando qualcosa è successo in un campo di concentramento perché secondo me eh, sarebbe proprio un, una cosa scorretta inventare no inventare qualcosa eh, che non è successo perché allora andiamo contro la memoria storica andiamo contro la verità e quindi ho voluto ambientarlo dopo la guerra ed è la storia di un di due bambini, un maschio e una femmina, e che hanno una bella famiglia, ma il loro papà nasconde qualcosa, ha un silenzio dentro di sé, no? Poi voi potete tranquillamente immaginare qual è questo silenzio. Lui era figlio di, eh, di ebrei che sono morti in campo di concentramento, e lui si è salvato perché qualcuno lo ha nascosto è successo spesso eh, anche qua in Italia che ci sono state persone giusti, cosiddetti giusti, che hanno nascosto gli ebrei, li hanno salvati. Ora, questi due, di questi due bambini, il maschietto è un po' più grande, la femminuccia è un po' più piccola e la bambina è muta, non parla. Da quando è nata non parla, non, non dice una parola. E perché non dice una parola? Perché lei è una bambina. Talmente sensibile che sente, percepisce il silenzio di suo padre. Sa che suo papà ha un silenzio, perché suo papà parla normalmente, ma certe cose non le racconta. Non racconta, per esempio, chi erano i suoi genitori, non ne parla mai. E quindi la bambina non parla. Non parla il silenzio del papà si riverbera sul, silen eh, sul, sul, sul silenzio della bambina. Ecco, e che cosa succederà? Chi, chi scoprirà il segreto del papà? Saranno i due bambini stessi. In questo libro ho voluto proprio raccontare questa esperienza. Perché, secondo me, eh, quello che è successo durante la seconda guerra mondiale durante la showa diciamo quello che è successo lo stiamo vivendo ancora adesso cioè si riverbera come non è che le cose passano tutto è collegato a questo in questo universo e penso una cosa il bene e il male che facciamo sono ciò che rimane di noi e dobbiamo tenerlo ben presente questo è uno dei libri Sì, poi paola eh, abbiamo pubblicato il testo su Anna Franca. Esatto, esatto. Aspetta un attimo perché mi è caduto. Che è di un'altra autrice sì. molto, molto valida, Lorenza Farina. Sì, allora, intanto il testo è eccolo qua. Eh, dimmi se si vede perché. Sì, sì, sì. Allora si intitola La Casa che guarda il cielo. Ed è stato scritto appunto da un'autrice che si chiama Lorenza Farina e che ha scritto molti libri sulle Shoah. E ne ha scritto uno, pensate ancora quando non esistevano libri per bambini sulla Shoah, perché non sono molti anni che si è cominciato a pubblicare storie di questo genere. Allora, di che cosa parla la casa che guarda il cielo? Ecco, e il ritratto che vedete in primo piano è quello appunto di Anna Frank. Chi era Anna Frank? Era una bambina, una ragazzina, diciamo così, ebrea di origine ebraica e la cosa che mi, mi impressiona molto di Anna è che mh, è nata il 12 giugno 1929 mio padre è nato il 7 luglio 1929 e mio padre è ancora vivo e io penso che Anna Franca potrebbe essere ancora viva se non fosse morta perché l'hanno deportata da prima ad Auschwitz e poi è andata a morire nel campo di sterminio di Bergen-Besse. Allora, eh, qual è la storia di Anna Frank? Anna Frank eh, na nasce a Francoforte sul Meno, che si trova in Germania, ha una sorella un po' più grande che si chiama Margot, il suo papà è un piccolo industriale. Eh, una persona della borghesia tedesca, quando il fascismo per, prende il potere, quando si iniziano a perseguitare gli ebrei, cosa fa il papà di il signor Frank, il papà di Anna? Eh, scappa, fugge insieme con la sua famiglia e si trasferisce dove? Si trasferisce ad Amsterdam, in Olanda, pensando che di essere protetto in un'altra nazione. Rifonda la sua azienda proprio in questa città, solo che ad un certo punto eh, i tedeschi cominciano, dichiarano guerra da prima la Polonia, poi si allargano, conquistano anche i Paesi Bassi, arrivano in Olanda e ogni volta che conquistano un territorio, la prima cosa che fanno è quella di perseguitare e deportare tutti gli ebrei. I signori Franchi sono in trappola. Pensa, Paola, scusa ti interrompo un attimo perché stanno arrivando tantissime sempre domande, bambini che dicono voglio leggere il diario di Anna Franca. Noi siamo solo che entusiasti perché è una lettura, vedrete, molto molto toccante, ma come sta dicendo Paola, bellissima. Eh, Paola, guarda, mh, purtroppo ci mancano, mancano solamente 15 minuti. E sì, approfitto un attimo solo eh, per... Sì, Emanuele, che... guarda, concludo un secondo solo. Allora, va bene, perché... ecco. Allora, cosa fa il signor Frank? Prende la sua famiglia e si nascondono in una soffitta sopra l'azienda, insieme con un'altra famiglia, e rimangono lì nascosti per due anni, soffrendo la fame, sempre con la paura, al buio, eh, al buio, senza fare rumore tutto il giorno. Si possono muovere solo di notte perché altrimenti sotto li sentono. Poi qualcuno fa la spia, vengono catturati, vengono portati nei campi di sterminio e si salva solo il papà. E il papà quando ritorna eh, riceve dalle mani della sua segretaria il diario di Anne, lei l'ha recuperato. Questo diario diventa la una delle mm, 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 testimonianze fondamentali della Shoah e dello sterminio degli ebrei ed è scritto benissimo parliamo di una ragazzina di 14 anni estremamente matura che scrive come una grande scrittrice e il libro la casa che guarda il cielo è appunto la ehm, come si può dire la storia di Anna Frank raccontata dal suo alloggio dalla casa è la casa che parla e l'autrice ha scelto questo proprio perché se voi andate ad Amsterdam potete visitare la casa di Anna Frank che è stata mantenuta così com'era, l'alloggio segreto. Ecco, scusa Manuele, ma ci tenevo a concludere. No, no, hai fatto bene. Pensa che proprio alcuni dicono, so, siamo stati con i miei genitori, sono stata con i miei, leggo Nadia in diretta, sono stata con i miei genitori a vedere la casa e è stata un'esperienza... A Amsterdam è stata un'esperienza davvero toccante. Eh, no, no, io prima ti volevo solo dire, scusa se ti interrompevo, che comunque possiamo, ri, potete rivedere l'intera registrazione di oggi. Già dalla registrazione integrale, già da domani, nello spazio Momenti per leggere. Quindi magari anche se altre classi non si sono potute collegare, eh, troveranno la registrazione integrale già da domani di tutta la diretta di oggi. Eh, appunto, allora mancano dieci minuti, volevo farti, Mari, delle domande abbastanza veloci. Vedo che qualche, mh, le, qualche, qualche bambino che ci ascolta e bambina è rimasta un po' eh, impaurita, diciamo io, darei una rassicurazione. Eh, in particolare mi ha colpito una domanda. Spero che non possano tornare più certe cose, non voglio che ci siano più i campi di concentramento. Noi ormai viviamo. Fortunatamente in, in un mondo democratico, come spiegavi tu prima, in cui eh, siamo, diciamo, tutelati da, dal ripetersi di certe eh, situazioni orribili che sono successe. Però mh, è giusto eh, sempre massima allerta e massima memoria. Volevo dare, appunto una rassicurazione a questi piccoli eh, bambini che temono appunto questa cosa. Allora eh, io posso tranquillamente rassicurarvi perché ora siamo in uno stato democratico, avete degli insegnanti che vi insegnano a pensare con la vostra testa e vi lasciano esprimere liberamente le, le loro opinioni. Non c'è un'educazione all'odio come c'era nei tempi del nazifascismo, invece abbiamo un'educazione all'inclusione. Abbiamo, sappiamo che le razze non esistono, intanto. Sappiamo che gli esseri umani hanno tutti gli stessi diritti. Abbiamo una carta dei diritti umani e anche una carta dei diritti dei bambini. Certo c'è anche il rischio che ci siano delle sacche, diciamo così, dei gruppi che si ispirano a, a, questo, a queste ideologie terrificanti. Cioè le persone, eh, di solito le persone ferite, le persone a disagio, le persone eh, ignoranti, specialmente le persone ignoranti ci sono sempre, no? Ecco, però l'importante è che stiamo tutti attenti, che continuiamo a ricordare e, e anche nel nostro piccolo, no? Quando facciamo, quando... Ehm, ci comportiamo quando ci relazioniamo con i nostri compagni con i nostri genitori con le altre persone lo facciamo in base al rispetto cerchiamo di fare questo rispettiamo usiamo questa parola rispettiamo gli altri rispettiamo il mondo rispettiamo le persone rispettiamo l'ambiente anche ragazzi cioè il rispetto è fondamentale e vi è insegnato per cui io ho molta speranza, e molta speranza nei, nei bambini, in quelli che ci stanno ascoltando e anche quelli che non ci stanno ascoltando nei giovani, io ho molta speranza del futuro. Non credo che le cose torneranno indietro così. Se noi oggi in questa ora riuscissimo a lanciare il messaggio del rispetto, eh, questa parola rispetto eh, verso tutte le discriminazioni. quindi razziste, ma anche nei casi di bullismo o appunto quello che succede nei vari in certi momenti verso gli extracomunitari. Comunque la parola rispetto è la garanzia perché queste cose non succedano più e mi rivolgo a tutti i bambini e le bambine che ci stanno seguendo, anzi vi invito a fare un, un cartellone, ma poi le insegnanti sono, sanno come farle scrivendo proprio questa parola rispetto e ricordandovela tutti i giorni, cioè in, in dobbiamo farlo? No? Penso sia il modo migliore. Vado, le domande, Paola, qui si susseguono, sono anche molto curiose sui campi di concentramento. Adesso è brutto anche andare nel particolare. Qualcuno chiede: ma gli uomini, uomini e le donne erano trattati nello stesso modo? Sì, sì, erano, erano era... trattati nello stesso modo, cioè, erano numeri. Immag ve l'ho già, de già detto, no? eh, erano, non erano più uomini o donne, non erano più, venivano, non avevano più i capelli, avevano la stessa, lo stessa divisa, gli stessi stracci addosso, non, non erano né uomini né donne, erano semplicemente dei numeri da sterminare, da uccidere, aspettavano il loro turno per finire nel forno crematorio. E hey, I bambini? Eh, I bambini erano i primi a essere uccisi perché erano quelli che non servivano proprio a niente. Gli uomini e le donne in salute potevano servire a lavorare finché non morivano, i bambini non servivano a niente. Quindi, ehm, sì, a me dispiace però dirle queste cose perché a me fa male. Io penso che i bambini facciano ancora più male sapere questo. Eh, infatti. Io ho evitato anche di, di, di scendere nei particolari proprio perché sono particolari che io non sopporto. Ecco, io non sopporto di, di, di guardare film che parlano di queste cose. Eccetera, leggo i libri, mi informo e ci sto malissimo. Sono sì, cose è... che faccio fatica ad affrontarle. Io penso per i bambini, quindi, non voglio scendere nei dettagli. Non ah, voglio è... scendere nei dettagli. Hai ragione, io allora riprenderei eh, per finire, mancano cinque minuti, poi ci salutiamo, riprenderei un attimo il discorso sull'educazione. Eh, hai fatto vedere quelle, eh, quel libro appunto in cui eh, il libro uscito al tempo eh, di cui stiamo trattando, come venivano eh, fatti appunto i libri per bambini. Noi grandi, noi educatori, soprattutto noi eh, che produciamo libri per bambini, Cosa possiamo fare? Cosa, eh, qual è il nostro, il nostro messaggio? Cosa, cosa dovremmo fare tutti noi eh, in occasione di questa, della giornata della memoria? Una giornata che non deve essere ricordata solamente il 27 gennaio di ogni anno, ma 365 giorni all'anno. Cosa dovremmo fare noi? Beh, io credo che dobbiamo fare mh, prima di tutto l'educazione alla lettura. Prima di tutto, educare i bambini a leggere. E, um, cosa vuol dire educarli a leggere? Essere anche critici quando leggono. Cioè, no, non prendete quello che leggete, quello che sentite, secondo me, no? quello che si sente, che sentite, che vedete nella televisione, che vedete col telefonino, perché adesso avete la possibilità di vedere. Ecco, dovete ragionarci sopra, pensare con la vostra testa. Cioè non dovete farvi mettere dentro, in testa delle idee. E la stessa responsabilità ce l'ha chi fa i libri. Cioè noi non dobbiamo dare delle risposte preconfezionate ai bambini, ma dobbiamo insegnare loro a fare le domande giuste e a trovare le risposte. Secondo me è una grandissima responsabilità che, abbiamo, che ha un editore no? e uno scrittore dei libri per ragazzi, enorme. Cioè, non dare una papa fatta ai bambini. La verità è questa, è solo questa. Ed è la stessa cosa del fare l'insegnante, cioè cercare di tirare fuori dai bambini le loro domande e di aiutarli a trovare le risposte, ma non dare delle risposte pronte. Perché se voi guardate bene l'educazione che davano. Ai bambini tedeschi durante il periodo del nazismo, era semplicemente un'educazione di risposte pronte. Ci sono dei cattivi, i cattivi sono gli ebrei, gli ebrei sono fatti in un certo modo. Quindi i bambini avevano già tutto pronto, non pensavano con le loro testa. Quindi la prima responsabilità che abbiamo quando facciamo i libri, quando li scriviamo, quando li pubblichiamo, ma anche quando gli insegnanti li propongono, è quella di dare. Di fare in modo che i bambini possano ragionare con la loro testa e criticare, anche sviluppare uno spirito critico. Un minuto per l'ultima domanda, perché così siamo perfettamente nei tempi, perché mi sembra molto azzeccata. Il bullismo è un, aspetto, è un altro aspetto della discriminazione? Può essere collegato al discorso? Eh, sì, questa è una domanda molto eh. impegnativa, Emanuele, molto importante, che richiederebbe molto più di un minuto. Allora, io mi collegherei con quello che ho detto prima, cioè, quando noi quando abbiamo un disagio interiore, abbiamo un problema dentro di noi, un nemico dentro di noi, lo cerchiamo fuori. Cioè, diamo la colpa agli altri, il nemico lo esternalizziamo, lo tiriamo fuori, lo vediamo là personalizzato. Quindi, secondo me, le persone che, eh, diciamo, i bulli, le persone che, sono, che fanno queste cose, semplicemente sono persone che hanno paura interiori, disagi interiori e che sono educati male. Quindi, ripeto, prima di tutto l'educazione, intanto... Eh, l'educazione e ehm, penso che la prima cosa la cura migliore per il bullismo intanto per chi lo subisce sia denunciare sempre per chi lo vede sia intervenire e per il bullo sia dovrebbe essere circondato di un, un enorme affetto perché io per me la mia idea è questa: il bullo è chi soffre perché non è amato. Allora Paola, eh, sono le 10.30, io ti ringrazio. Spero appunto eh, che tutti voi, ripeto, circa 50.000, abbiate trascorso un'oretta appunto eh, interessante, educativa e comunque eh, anche leggera. Paola è disponibile, adesso mi rivolgo un po' alle insegnanti a tenere incontri, webinar o incontri in presenza quando si potrà nelle classi, ne fa da, da non so da quanti anni Paola, quindi potete contattarci se volete, lei è sempre molto disponibile. E guardate, io sono sincero, volevo concludere questo momento con uno slogan, qualcosa sulla memoria. Ho anche visto in internet no? qualcosa che poteva essere un po' d'effetto. Poi leggendo le vostre domande e risposte, eh, chiuderei con una, con, una, con una scritta, con un messaggio che ci viene eh, proprio un minuto fa, l'ho letto, da una classe quarta dell'Istituto Giovi, non so se adesso lo leggo bene, di Salerno. Loro dicono, il nostro motto nella classe è uno per tutti, tutti per uno. Perché non, perché non resti indietro nessuno. Io penso che questo sia allora. il miglior modo quindi ringrazio voi di Salerno come ringrazio tutti voi che avete partecipato, penso che sia il miglior modo per celebrare degnamente la giornata della memoria. Se noi siamo tutti uniti, certe cose non ritorneranno più. Vi saluto dalla Raffaello Editrice, saluto. Paola Valente e vi invito alle prossime giornate, eh, giornate importanti. Buona giornata a tutti e buona memoria. Grazie, grazie Emanuele, arrivederci. Ciao Paola, ciao, ciao a tutti. Ciao bambini. Ciao.